Siamo con coach Massimo Angelucci al termine di Gemma Montecatini Gallarate, finita col punteggio di 82-79. Coach, una vittoria importante. Montecatini rialza la testa dopo l'ultima sconfitta e in una partita intensa, fisica, tanti fischi, tanti contatti. Che partita è stata? Ma una partita come ce l'aspettavamo, come era logico che fosse. Gallarate ha i nostri stessi punti in classifica. All'andata là abbiamo perso, quindi era una partita di vitale importanza per la classifica. Quindi oggi l'importante era vincere. Noi avevamo interrotto una striscia, una mini striscia in quel di Vigevano e ci poteva stare. Oggi per forza contro questo avversario dovevamo portare a casa due punti. Quindi queste partite qua l'aspetto emotivo, nervoso va sopra quello che è il gioco, la tecnica, la tattica e tutto il resto. Quindi alla fine abbiamo vinto la partita probabilmente perché abbiamo avuto un po' più fame di loro e questo in queste partite qui è confortante e va molto bene. Successo pesante anche per la classifica, il sorpasso su Gallarate in realtà dopo questa vittoria che è arrivata tra l'altro anche con un'assenza, quella, non solo quella di Savoldelli per infortunio ma anche quella di Pizzo che è stato espulso durante la partita. Nonostante questo la squadra si è unita, si è compattata e ha comunque portato in porto insomma la vittoria. Sì, una bella prova di squadra. Io lavoro tutta la settimana con questi ragazzi e so quello che valgono, so quello che possono dare. A volte dispiace perché non tutti riescano a emergere come meriterebbero, per più motivi, a volte tecnici, a volte tattici, a volte dove ti porta la partita. Però ci mettono veramente tutti un grande cuore, una grande disponibilità e una grande voglia. Quindi sono orgoglioso di allenarli e stasera hanno dimostrato veramente di essere un bel gruppo. Sono emersi soprattutto, mi viene in mente Lorenzo Neri, ma anche Molteni, Digno, è stata anche la loro partita questa sera, tanti punti, tanto gioco anche per la squadra. Assolutamente, erano concentratissimi. Tommy sapeva l'importanza della sua presenza oggi in campo, vista l'assenza di Savoldelli, e ha fatto veramente bene, ha giocato con personalità, con continuità nell'arco dei 40 minuti, è stato veramente bravo. Lorenzo aveva già fatto un'ottima partita anche a Vigevano, dove aveva segnato, era stato importante. Oggi ancora di più. Luca Digno a volte non trova in attacco quello spazio che a volte meriterebbe, però è sempre sul pezzo in difesa, è veramente un muro non indifferente, quindi un giocatore